Buonasera a tutti, iniziamo questa seduta del Consiglio Comunale, la parola al segretario per l'appello e la verifica del numero legale. Buonasera a tutti, Mirko Terreni, Mattia Citi, Matteo Cartacci, Simona Cestari, assente, Paolo Coppini, Marco Pasqualetti, Veronica Diciotti, Alessandro Vuodo, Mauro Ceccotti, Jessica Berti, Agnese Cini, Giovanni Baldini, Erika Ballatori, Luca Fracassi, assente, Silvia Passerai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco, è presente anche l'assessore Chiara Ciccarè. Allora, passiamo all'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno. Primo punto, comunicazioni del sindaco. Non ci sono comunicazioni particolari, quindi colgo l'occasione semplicemente da spiegazione del perché siamo qui. Perché la sala consiliare, sarebbe la seduta all'interno della sala consiliare sarebbe stata disturbata non poco, dalla prima serata del Festival di Collinarea, e quindi il consiglio si svolge in questa sala che è stata comunque attrezzata per la trasmissione in streaming del Consiglio Comunale. Secondo punto invece all'ordine del giorno, approvazione dei verbali delle sedute del 22/4/2015 in seduta aperta e in seduta deliberante e del 15/5/2015. I verbali sono depositati presso la segreteria, sono stati pubblicati. L'unica specifica che faccio è che c'è l'indicazione della differenza tra la seduta aperta e quella deliberante, perché in questo caso si tratta di due verbalizzazioni distinte, ma che si sono svolte nella medesima serata. Ci sono osservazioni su questo punto? Altrimenti lo mettiamo in votazione. Allora mettiamo in votazione questo secondo punto, approvazione verbali delle sedute del 22/4/2015 in seduta aperta e in seduta deliberante e del 15/5/2015, favorevoli? Unanimità, contrari e astenuti nessuno, e quindi il Consiglio approva. Terzo punto all'ordine del giorno, interrogazione avente per oggetto area PEP, comparti numero 2 e 3, zona C di Lavaiano. L'interrogazione è stata presentata dal consigliere Bosco, alla quale è stata anticipata risposta scritta, ma poiché i consigli successivi erano in forma ordinaria, quindi il regolamento preclude la possibilità di inserire interrogazioni all'ordine del giorno, è stato portato in questa seduta. La parola alla consigliera Bosco per l'illustrazione dell'interrogazione. Allora, un attimo solo. Allora, circa due mesi fa abbiamo presentato come lista questa interrogazione sul PEP di Lavaiano. Questa interrogazione è per noi molto importante, riguarda una vicenda ancora spinosa e contraddittoria e per diversi, per quasi tutti gli aspetti ancora aperta. Siamo stati sollecitati da un gruppo di cittadini attivi sul territorio politicamente, che comunque vogliono contribuire al bene comune del territorio. Siamo stati sollecitati perché durante la campagna elettorale noi
avevamo espresso, diciamo, un parere, un'opinione in merito al PEP di Lavaiano. Infatti anche nel nostro programma amministrativo, alla pagina 11, leggo le nostre testuali parole, avevamo detto rispetto al PEP che ci saremmo fatti carico della questione delle case popolari di Lavaiano, ferme da anni a causa del fallimento del Consorzio Etruria, affinché possano essere completate e assegnate. Questa vicenda inizia nel 2006 con un'approvazione della delibera del Consiglio Comunale dell'ormai estinto comune di Lari. Noi abbiamo posto una serie di domande al sindaco e alla giunta, all'attuale amministrazione, e non so se leggere le risposte oppure leggere le domande, non so cosa ha più la risposta, no, nel senso lei legge la risposta, quindi io leggerei le domande. Allora eviterei la parte, diciamo, con le premesse che riguardano appunto tutte le delibere e gli atti amministrativi. Allora, le domande erano le seguenti: perché è stato fatto un sopralluogo sul cantiere solo dopo circa 48 mesi? C'è una comunicazione di inizio lavori datata 22 luglio 2010 riferita al permesso di costruire numero 1048, inerente alle sole opere di urbanizzazione. E visto che la legge prevede che le stesse vadano iniziate entro 12 mesi e ultimate entro 36 mesi, perché le autorità competenti si sono presentate solo dopo 48 mesi? In 4 anni nessuno degli organi competenti di questo ente ha avuto il tempo di effettuare un sopralluogo a Lavaiano? Perché si ingiunge l'abbattimento dell'edificio con 32 alloggi destinati alla locazione sostenibile, visto che l'inadempienza si riferisce al permesso di costruire numero 1048, mentre il permesso di costruire l'edificio di civile abitazione è il numero 1049? Troviamo stravagante che si ingiunga al Consorzio Etruria di ripristinare lo stato originario se contemporaneamente lo si accusa di non aver fatto niente in 4 anni. Ci risulta che il Consorzio Etruria sia fallito in liquidazione, quindi come può provvedere a propria cura e spesa ad abbattere qualsiasi cosa? Quanto costerebbe quindi al Comune abbattere il suddetto edificio di civile abitazione? Quanto costerebbe finire i lavori ed utilizzare i 32 appartamenti per i nostri concittadini? Vista la crisi economica che sta impoverendo l'Italia e anche i cittadini nel nostro comune, visto che i continui licenziamenti hanno costretto molte famiglie sulla soglia della povertà, visto che molti concittadini non riescono più a pagare i mutui sulle loro case acquistate e che rischiano di essere sfrattati dalle banche, visto che ora questi 32 alloggi sono diventati, ai sensi della legge, di proprietà del nostro comune, visto che la fusione ha portato alla disponibilità economica, perché non terminare i lavori di cui ha il permesso di costruzione numero 1049 e non fornire finalmente a 32 famiglie di nostri concittadini più bisognosi un tetto a locazione sostenibile? In ultimo chiediamo se ci sono state responsabilità e, nel caso affermativo, di chi nella non osservanza dei controlli e dei sopralluoghi, ma soprattutto se avete riscontrato atti lesivi della legge tale da trasmettere alla Procura della Repubblica gli atti. Come mai tra la data del sopralluogo del 25 giugno 2014 e la data dell'atto di ordinanza numero 2 febbraio 2015 sono passati ben 7 mesi. Può un pubblico ufficiale sottrarsi alla comunicazione immediata e tempestiva alla Procura della Repubblica? Queste sono le domande che noi abbiamo posto. Allora, quello che noi è parso abbastanza strano è che comunque durante questi approfondimenti abbiamo visto che dal 2011 al 2015, al di là di questa ordinanza e del ricorso al Tribunale amministrativo presentato dalla Giunta prima, diciamo, proprio il giorno prima di ricevere la risposta, è che non è mai stata data, come dire, evidenza del PEP di Lavaiano, né sulla comunicazione istituzionale, né sul giornalino, cioè non c'è stato mai un dibattito attorno a questo tema, anche nella relazione di fine del mandato del sindaco qui in carica, ad esempio, non è mai stato fatto un riferimento. È stato scritto che nel 2011 era stato assegnato, non erano stati assegnati alloggi di edilizia popolare, che nel 2013 si era riuscita ad assegnare soltanto un alloggio. Anche ad esempio gli alloggi che sono stati assegnati quest'anno, per cui sono stati fatti anche, è stato una cosa molto bella, 12 alloggi, però sono stati dati soltanto alle persone che in graduatoria avevano 6-5 punti, quindi molte famiglie, purtroppo molti nuclei, sono rimasti esclusi. Quindi sicuramente la questione dell'edilizia popolare è, come dire, è un elemento cruciale di chi ha a cuore il diritto all'abitare, e purtroppo anche nel nostro comune c'è un disagio abitativo, cioè comunque questo... Come dire, per noi sarebbe fondamentale che l'amministrazione comunale, proprio perché adesso si è aperto un dibattito e comunque penso che se ne continuerà a parlare, voglia acquisire questo bene per poi continuare i lavori, così
che anche altre famiglie, come dire, possano avere un'abitazione. Tra l'altro ho visto che comunque c'è anche una legge regionale che addirittura permetterebbe di acquisire un giorno, dopo essere entrati come locatari, la casa. Questo sarebbe, diciamo, come dire, nel medio e lungo termine un diritto ancora più, come dire, più interessante, proprio noi italiani che secondo l'Istat in Europa siamo quelli più legati al mattone, all'avere comunque un pezzo, cioè un tetto sopra le nostre teste, cioè tutti comunque hanno almeno una casa. E poi questo comunque, il discorso di non avere, come dire, un'abitazione, di avere una difficoltà, e questo, come dire, aumenta la crisi anche in altri settori. Per i bambini che comunque vanno a scuola chiaramente ci sono delle ripercussioni a livello psicologico, questo aumenta cioè tutta una serie di problemi. Quindi risolvere il problema della casa non soltanto per gli italiani ma anche per gli immigrati, questo tra l'altro spesso crea, no, ulteriore crisi tra gli italiani e quelli che comunque sono extracomunitari. Secondo noi la direzione dell'amministrazione dovrebbe essere quella di non abbattere assolutamente, ma di recuperare questo edificio, questo scheletro, che comunque è visibile non soltanto agli abitanti di Lavaiano, ma a tutti i cittadini del comune di Casciana Terme Lari. È un problema presente, quello che noi diciamo, perché dal 2011 a oggi non se ne è parlato. Secondo me anche gli alloggi che sono stati assegnati a Casciana Alta, forse, come dire, potevano essere valorizzati un po' di più. Secondo me è come se ci fosse un po' un tabù rispetto all'edilizia popolare, proprio perché c'è il problema di Lavaiano, e quindi probabilmente questo, come dire, porta a ridimensionare quello che è stato fatto a Casciana Alta. Noi pensiamo, appunto, speriamo che comunque questo apra uno spiraglio di luce, una speranza che si apra, che anche l'amministrazione, la maggioranza, mentre durante la campagna elettorale mi sembra che si era espressa, come dire, per l'abbattimento, adesso pensi un'idea diversa, no? Anche forse per lo sviluppo di questi ultimi atti. Comunque resta il fatto che negli ultimi 4 anni si è fatto poco. Io, ad esempio, il PEP di Lavaiano, ho visto che non è l'unica opera che non è stata, diciamo, iniziata al Consorzio Etruria, ci sono stati anche altri edifici nella Toscana. Sarebbe interessante vedere anche gli altri comuni e le altre amministrazioni cosa hanno fatto in questi 4 anni, se anche loro hanno aspettato, hanno cercato, come dire, di dialogare col Consorzio Etruria per arrivare comunque a un ricorso amministrativo. E quindi questo. Allora, diciamo che nell'illustrazione sono un po' trasceso i limiti, no, di quello che era il testo poi dell'interrogazione, quindi prima di arrivare alla risposta che è stata inviata già a giugno, e bisogna fare alcune precisazioni, perché ho avuto l'impressione, poi magari una mia impressione, che in realtà si parli di PEP e di ERP in maniera fungibile, e così non è. Cioè, l'intervento di Casciana Alta è un intervento di edilizia residenziale pubblica, o come sono chiamate, diciamo, più usualmente, di case popolari, quindi un lavoro pubblico finanziato dalla Regione Toscana, attuato da APES, quindi dall'azienda dell'Ode Pisano, insomma, per l'edilizia popolare, e come tale lavoro pubblico, insomma, ha seguito una sua procedura d'appalto, è stato vigilato dagli enti pubblici, è stato portato in fondo ed è stato assegnato ai primi 12 soggetti della graduatoria degli ERP, cioè delle case popolari. E questo è una cosa. Lavaiano è un'altra cosa, cioè Lavaiano è un piano attuativo privato di fatto, convenzionato col pubblico, che ne riconosce una valenza pubblica, in questo caso determinato, sociale, ecco perché edilizia economica e popolare, che nel caso specifico di questa misura specifica della Regione Toscana che ha cofinanziato l'intervento, un intervento che avrebbe dovuto portare poi la formazione di una graduatoria differente rispetto a quella degli ERP, con
l'individuazione di soggetti che poi avrebbero preso in locazione, a canone agevolato, ma pur sempre di locazione si parla, quell'immobile. Immobile di proprietà di un privato che si obbligava per 20 anni a garantire un affitto concordato per quegli immobili. Quindi questa è una prima differenza fondamentale. Quello di Lavaiano è un piano di lottizzazione. Non c'entra nulla con l'edilizia pubblica. Ha chiaramente una valenza sociale importante, perché la graduatoria che si sarebbe formata è chiaro che avrebbe preso in considerazione i requisiti di ordine economico e sociale delle famiglie, no, in questione. Rispetto alle cose che poneva l'interrogante, alle questioni che poneva l'interrogante, innanzitutto bisogna rigettare l'accusa, nemmeno troppo velata, diciamo, di inerzia per 4 anni. Allora, innanzitutto quello che l'amministrazione ha fatto all'epoca, tra l'altro insomma un comune ormai estinto eccetera, è stato quello di fare in modo, perché poi l'azienda, il consorzio Etruria non è fallito ma è stato ammesso al concordato e quindi in continuità aziendale sostanzialmente. È stato quello di fare in modo, in prima battuta, che l'intervento fosse finito, proprio per la valenza sociale che quell'intervento aveva. È chiaro che si percorre questa strada fino a un certo punto e poi si cercano le altre soluzioni. Altre soluzioni che sono più lunghe e più incerte. Va bene, e però l'edilizia, il diritto amministrativo ha i suoi tempi. Per ripercorrerli, dunque, al di là del momento in cui è stato comunicato all'amministrazione comunale dell'intervenuta ammissione, diciamo, del Consorzio Etruria al concordato preventivo, che comunque era la seconda metà del 2011, e dopo numerosi contatti, prima informali, è stata fatta una comunicazione formale per verificare in contraddittorio con il consorzio l'attuazione degli impegni che il consorzio si era preso con l'amministrazione, con la convenzione di lottizzazione che poi veniva richiamata. Non avendo ricevuto risposta e poi essendosi il comune di Lari estinto, un periodo di commissariamento, si riparte nel momento in cui la giunta si reinsedia e gli uffici hanno ricevuto a quel punto istruzione di procedere a un sopralluogo in via unilaterale, che è stato svolto il 25 giugno dello scorso anno, quindi neanche un mese dopo l'insediamento del sottoscritto, perché fosse accertato l'avvenuto inadempimento della convenzione che sosteneva il permesso a costruire. E lì è il vero punto di svolta della questione e poi la risposta anche al secondo punto dell'interrogazione. Solo in questo momento, cioè quando si accerta l'inadempimento per decorrenza dei termini eccetera, l'ufficio cosa ha fatto? Ha verificato l'inadempienza della convenzione e ha potuto dichiarare come nullo il permesso a costruire, perché il permesso a costruire stava in piedi in quanto fosse stata rispettata la convenzione e prevedeva, come in tutti i piani di lottizzazione, delle opere di la realizzazione di determinate opere di urbanizzazione. E accertato questo e dichiarata una situazione ancora più grave della nullità del permesso a costruire, quasi un'inesistenza di quel permesso a costruire, fa sì che quell'intervento, che quell'edificio, quel fabbricato parzialmente realizzato diventi sia dichiarato abusivo, perché di fatto con l'inadempimento della convenzione è come se fosse stato abusivo da sempre sostanzialmente, perché mancava il titolo che lo sosteneva quel permesso a costruire. Quindi inadempiuti gli obblighi da parte del consorzio, si procede, come di fatto viene fatto insomma, in tutti i procedimenti, all'avvio del procedimento,
per presunte opere abusive, che è quindi prodromico poi all'emanazione dell'ordinanza di demolizione, perché anche in quel momento si sperava che il consorzio e i liquidatori si avvicinassero per trovare una soluzione condivisa prima dell'emanazione del provvedimento di demolizione. Così non è stato e quindi il Comune si è fatto carico di emanare un'ordinanza di demolizione, che è la condizione imprescindibile senza la quale non si riesce a togliere di mezzo il consorzio da questa situazione. Il punto non è il volere la demolizione a tutti i costi di quell'immobile, ma mettere il Comune nelle condizioni di sottrarre quel bene non solo al consorzio, ma soprattutto alla procedura fallimentare. E questo darebbe la possibilità al Comune di agire con mano libera, il che vuol dire poter verificare se i costi del completamento di quell'edificio sono maggiori o minori, come invece sembrerebbe, il completamento rispetto alla demolizione. Perché se chiaramente quell'intervento può essere completato con delle risorse inferiori rispetto a quelle della demolizione, è chiaro che è interesse dell'amministrazione portarlo in fondo e dare la risposta al problema abitativo che è stato posto, tra l'altro in maniera corretta, e condivido che esiste e che c'è. Ma non è che qualcuno si è voluto sottrarre a nessun confronto, è chiaro che bisognava che le condizioni maturassero perché si potesse intervenire. Il Consorzio Etruria, poco prima che scadessero i termini per l'impugnazione, ha impugnato davanti al TAR, non è stata l'amministrazione che ha fatto ricorso al TAR, è il Consorzio che ha impugnato l'ordinanza al TAR. E quindi l'ordinanza sta al TAR e il TAR deciderà se ha ragione o non ha ragione il Comune. Se il Comune ha ragione, come io credo, e non intervengono nel frattempo soluzioni alternative proposte dai liquidatori che diano comunque una certezza di tempi rapidi nella conclusione di quell'intervento, quell'edificio viene acquisito al patrimonio comunale. L'edificio e le aree di sedime dell'edificio stesso. A quel punto il Comune potrà valutare se è più conveniente l'una o l'altra soluzione, fermo restando che ad oggi c'è una disponibilità di massima della Regione Toscana a mantenere lo stanziamento di quel finanziamento che aveva consentito l'avvio da parte del Consorzio in capo ad altri soggetti attuatori di questa misura. Quindi il punto non è l'ordinanza perché si vuole la demolizione a tutti i costi, l'ordinanza è l'atto senza il quale il Comune non può entrare nella disponibilità di quel bene avendo di fronte o avendo avuto almeno fino ad oggi di fronte una società che di fatto non ha mostrato interesse in questo senso da dopo la liquidazione, da dopo il concordato in poi. Poi ripeto, come avevo risposto anche nell'interrogazione, l'ipotesi del completamento dell'intervento e l'assegnazione di 32 alloggi è chiaramente preferibile alla demolizione del manufatto, ma non si può prescindere da una previa valutazione economica nel momento in cui si deve far carico il Comune. Per quanto riguarda invece la questione della Procura della Repubblica e le ordinanze relative a situazioni di abusivismo edilizio vengono trasmesse alla Procura della Repubblica in via ordinaria come atto dovuto previsto dalla normativa quando viene accertata, come dicevo, una situazione di abusivismo come quella di cui si parla. La trasmissione alla Procura della stessa ordinanza è stata immediata, contestuale praticamente al momento della emissione dell'ordinanza stessa, come prescritto nella normativa. Il tempo trascorso tra il sopralluogo e l'ordinanza è stato quello necessario al fine di comunicare l'avvio del procedimento che dicevo prima e dare il tempo necessario al consorzio per eventualmente controdedurre, anche per mettere a riparo il Comune da eventuali censure in sede di legittimità in ordine appunto alla violazione della norma della 241 sul procedimento amministrativo e quant'altro. Quindi, in sintesi, sì, la situazione è complessa, però l'abbiamo affrontata in maniera decisa e credo anche efficace, vedremo poi i risultati. I tempi a questo punto sono nelle disponibilità del Tribunale Amministrativo Regionale, però io sono abbastanza convinto, insomma ragionevolmente convinto che il Tribunale ci darà ragione e che quindi si possa arrivare a una soluzione rapida della questione che tenga insieme il decoro della frazione della Baiano e la necessità, diciamo, di dare risposta a un problema sociale che, ripeto, condivido esista, insomma, anche nel nostro comune. Se vuol replicare, prego.
ci sono, sono, apprezzo che ci siano dei punti in comune. L'unica cosa, sì, sui tempi comunque abbiamo continuato ad avere dei dubbi, e se hanno fatto il ricorso al TAR vuol dire che qualche cosa da dire loro ce l'hanno probabilmente sul fatto, su quello che è accaduto in questi 4 anni, sulla tempistica. Poi lì si vedrà, ecco, se, se l'amministrazione comunale in quegli anni poteva fare di più o comunque ha fatto tutto quello che poteva. E il fatto che il 25 giugno ci sia stato il sopralluogo e questo è avvenuto esattamente dopo un mese è apprezzabile, però è anche vero che dal 2011 al 2013 probabilmente poteva essere fatto di più. Però questo probabilmente si vedrà poi nei procedimenti e si capirà anche quali sono le ragioni del Consorzio Etruria per ricorrere al TAR. Comunque ben venga il fatto che anche la maggioranza non sia, come dire, per la demolizione, ma che apra una strada per il recupero edilizio, e proprio visto il problema che c'è anche nel nostro comune. Bene, c'è un intervento da parte degli altri gruppi. Allora procediamo con l'esame degli altri punti iscritti all'ordine del giorno. Punto numero 4 dell'ordine del giorno, rinvio al 2016 della contabilità economico-patrimoniale del bilancio consolidato ex articolo 3, comma 12 del decreto legislativo 118 del 2011 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000. La parola al vice sindaco per l'illustrazione. Con questa proposta di delibera sono trattati più punti relativi alle attività ordinarie di gestione del bilancio e della contabilità comunale. Col primo punto si rinvia infatti all'anno 2016 l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla già in uso contabilità finanziaria. Il rinvio è imprevisto dallo stesso decreto che introduce il nuovo sistema di contabilità e questo passaggio si rende necessario per concludere il 2015 come anno di passaggio graduale verso il nuovo sistema contabile che sarà attivo dal prossimo anno, ma che già con il 2015 ha visto l'attuazione di molte novità. Primo fra tutti l'attivazione della nuova competenza finanziaria potenziata che ci introduce a nuovi strumenti oggetto del punto successivo. Il secondo punto della delibera infatti necessita di un passaggio in Consiglio Comunale, organo competente su questa materia di gestione. Si tratta, per quanto riguarda il Consiglio, di dare atto del nuovo avanzo di amministrazione, rideterminato alla luce del riaccertamento straordinario dei residui, approvato dalla Giunta. Tra le novità della nuova contabilità c'è infatti l'armonizzazione dei residui attivi e passivi, attraverso lo strumento del riaccertamento straordinario. Questo strumento adegua la contabilità al principio della competenza finanziaria potenziata. Il riaccertamento straordinario è stato effettuato con riferimento al 1 gennaio 2015, una volta chiuso il rendiconto della gestione dell'anno precedente, ovvero del 2014, già oggetto di discussione in un precedente Consiglio Comunale. Con questa delibera si prende quindi atto della rideterminazione del risultato di gestione, che passa da 1.687.840,19 euro a 2.993.320,82 euro, in seguito al riaccertamento. Si individuano di conseguenza le quote di divisione dell'avanzo, andando a creare il nuovo strumento che è il fondo di crediti di subesigibilità per la parte accantonata e ridefinendo le quote vincolate e destinate, come si evince dalla tabella interna alla delibera. È importante sottolineare che anche successivamente alla rideterminazione del risultato di gestione possiamo parlare di un avanzo di amministrazione, risultato positivo che al contrario di quanto accade in altri comuni è indice di buona gestione, evidenziando la capacità dell'ente di coprire le spese con adeguati flussi di entrata. Il terzo punto invece della delibera in oggetto riguarda la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In questo caso l'organo consiliare, così come previsto per legge, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Si tratta di un adempimento normativo che deve essere analisi del Consiglio entro la scadenza prefissata del 31 luglio. Si tratta di un adempimento ordinario e nel nostro caso arriva a 2 mesi dall'approvazione del bilancio di previsione 2015. Potendo intervenire sul bilancio abbiamo sfruttato la scadenza per andare ad adeguare alcuni stanziamenti di spesa con variazioni influenti al fine di mantenere del mantenimento degli equilibri e attribuendo nuove imputazioni di spesa per interventi a saldo zero che derivano dalla gestione del bilancio da parte degli uffici comunali. Nella proposta di delibera sono infatti riportate le variazioni alle dotazioni di competenza per il bilancio 2015 e per il pluriennale 2015-2017. Si dà inoltre atto del permanere degli equilibri per tutti gli anni interessati. Non sono invece state riportate alcune variazioni alle previsioni di cassa.
Le variazioni di competenza sono state oggetto di discussione in commissione, tra le quali riportiamo alcune che sono la variazione che si evidenzia fra le entrate, dove si ha una riduzione di 10.000 euro per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità. Lo stanziamento in questo caso è stato aggiornato in seguito alla conclusione della gara per l'affidamento della gestione dell'imposta e al conseguente aggiornamento del canone. Altre variazioni che interessano le spese sono semplici adeguamenti degli stanziamenti, mentre altre volte diminuiscono quelle spese relative alla gestione interna degli uffici, come già era avvenuto per la previsione del bilancio 2015. Per esempio, le prestazioni di servizio alla segreteria diminuiscono di ulteriori 9.000 euro. Sono un aumento necessario alla copertura, invece, di alcuni rimborsi tributari che si sono perfezionati negli ultimi mesi a causa dei errati versamenti da parte di alcuni contribuenti. Una nota sulla delibera di salvaguardia: nella delibera in oggetto non è più riportato, come era negli anni passati, insieme alla verifica del mantenimento degli equilibri, l'obbligo di adottare contestualmente la delibera di riorganizzazione sullo stato di attuazione dei programmi. La ricognizione dei programmi dovrà pertanto avvenire prima dell'approvazione del DUP, che sarà il nuovo strumento di programmazione la cui approvazione è rimandata al 30 di ottobre. Si apre il dibattito, interventi. No, se non ci sono. Ah, prego, consigliere Passerai. Mattia. Sì, buonasera a tutti, giusto una breve riflessione in merito alla relazione illustrata dal Vice Sindaco sugli equilibri di bilancio. Dunque ovviamente il nostro voto sarà contrario in quanto in linea a quello che è espresso sul bilancio stesso. E diciamo però che le criticità insomma espresse in occasione della presentazione di bilancio sono le stesse dopo la relazione di questa sera. Nella relazione infatti fatta dal Vice Sindaco si parla di un incassato IMU e TASI in linea con le previsioni, però sul recupero ICI si parla di accertato e non di incassato, quindi immagino che questo stia a significare che magari sono stati mandati sì i ruoli, ma che devono ancora essere riscontrati legittimi e quindi riscuotibili. E questa è stata e resta diciamo la nostra criticità maggiore, cioè la paura di aver messo in bilancio magari un dato non troppo preciso in merito al recupero TASI e IMU che poi però non verrà realmente incassato, e questo ovviamente sarebbe insomma un po' pericoloso per l'ente. Purtroppo insomma è noto che buona parte dei buchi di bilancio degli enti pubblici viene generata da una certa disinvoltura nella gestione del recupero e relativa emissione dei ruoli che possono però generare dei crediti ineseguibili. Quindi noi sicuramente come minoranza vigileremo su questo aspetto, però rimane appunto un dato che a luglio del 2015 cioè non si sa ancora qual è l'incassato sul recupero, perché questo ad esempio è un dato che dalla relazione non è emerso. Sì, ora prima di dare spazio agli altri, questo non è magari solo un punto, perché l'accertato, nella contabilità degli enti locali mi sembra un dato più che certo, che dovrebbe al contrario tranquillizzare l'opposizione. Basta dare anche un'occhiata a quella che è la relazione tecnica fatta dal responsabile alla salvaguardia degli equilibri, in cui invece si dice che le voci di entrate tributarie, per le voci delle entrate tributarie l'andamento degli accertamenti e degli incassi è in linea con le previsioni, compreso il fondo di solidarietà che a seguito dei tagli operati dal governo è stato notevolmente ridimensionato rispetto all'esercizio precedente. Perché? Perché nella contabilità degli enti locali, ancorché col passaggio a una competenza potenziata, si fa riferimento sia nella fase dell'entrata che nella fase della spesa al momento dell'accertamento giuridico del titolo e quindi, per quanto riguarda l'entrata, all'accertamento. Quindi è proprio il contrario, cioè il fatto che sia stato fatto l'accertamento indica che il credito in questo caso è liquido ed esigibile da parte del Comune e chiaramente poi rientra nei tempi di riscossione ordinaria di almeno i 60 giorni da quando
viene inviata la cartella, quindi è proprio l'esatto opposto, cioè questa salvaguardia e questa delibera certificano invece che ad oggi le previsioni che l'amministrazione aveva fatto in sede di bilancio, sia nella composizione dell'entrata che nella composizione della spesa, sono invece esatte o comunque per adesso rispondenti a quello che è l'andamento ormai di 7 mesi del 2015. Altri interventi? Bosco, prego. E faccio una premessa: nel scorso consiglio comunale purtroppo non ero presente per motivi familiari e quindi non ho potuto esprimere il mio punto di vista, il mio parere. Comunque sicuramente in linea anche a quello che dirò stasera sarebbe stato contrario, non avremmo votato a favore del bilancio di previsione 2015, perché per noi, e non smetterò mai di dirlo, per il nostro gruppo è fondamentale il requisito del bilancio partecipativo, cioè senza questo presupposto purtroppo né per il bilancio di previsione né per il bilancio consuntivo si va da nessuna parte, nel senso senza, come avevamo detto anche durante così per la salvaguardia degli equilibri, così per il bilancio consuntivo e preventivo, secondo noi se non c'è un bilancio partecipativo di confronto con la cittadinanza non, la politica fiscale locale è autoreferenziale, fittizia, non è reale, soprattutto una realtà come la nostra, che non è un'area metropolitana, un'area vasta, comunque è un comune di al di sotto dei 15.000 abitanti, secondo noi questo confronto con la cittadinanza potrebbe essere effettuato, cioè per noi è un obbligo che durante il bilancio di previsione il Consiglio, la Giunta, il Sindaco si confrontino con i cittadini su tutto, diciamo, per ascoltare le eventuali richieste. Questa secondo noi non è utopia e potrebbe realizzarsi. Analogamente in sede di bilancio consuntivo, per rendere conto delle cose fatte e non fatte che hanno lasciato irrisolti i problemi collettivi. Quindi questa è una scadenza, diciamo sì, dettata dal governo, che però non, cioè, secondo noi se non si parte da questo confronto in questa realtà non si va da nessuna parte. Grazie. Ci sono altri interventi? Citi, prego. Sì, no, l'unica cosa che tenevo a sottolineare è il fatto che il consigliere Bosco richiama tutte le volte alla volontà di avere un bilancio partecipato. Ecco, io credo che questa amministrazione con questo bilancio sia mossa molto bene, mi dispiace perché si riparla di una cosa che è già approvata da 2 mesi, però abbiamo fatto 15 assemblee, se non sbaglio, pubbliche in ogni frazione, siamo andati in ogni circolo, in ogni bar, abbiamo incontrato i cittadini, abbiamo chiesto a loro quali erano le loro esigenze, abbiamo fatto gli incontri che sono durati per tutto il mese di maggio prima della conclusione del bilancio e quindi il confronto c'è stato. Se poi ogni volta dobbiamo ritirare fuori questa polemica e non andare nel dettaglio di quello che è il bilancio, di quello che è la salvaguardia, e fermarsi soltanto alla volontà di avere più partecipazione, certo più partecipazione ci potrebbe essere, anche noi vorremmo che le assemblee fossero partecipatissime, purtroppo c'è un distacco su questo, noi abbiamo proprio, siamo andati frazione per frazione anche nelle più piccole proprio per riuscire a raggiungere tutti i cittadini, quindi che si ritorni fuori in polemica su un bilancio che, ripeto, è di più di 12 milioni, chiedendo soltanto una più partecipazione ai cittadini quando sono state svolte 15 assemblee in ogni singola frazione per un mese e sono state pubblicizzate dalla meglio, io credo che veramente ci sia ancora una volta niente da dire per quanto riguarda il bilancio. Basta. 20. Consigliere Ballatori, prego. Sì, buonasera a tutti. No, volevo soltanto sottolineare che la consigliera Passerai nel suo intervento, quando si riferiva all'accertato, comunque sia, fermo restando quello che ha detto giustamente il sindaco, voleva sicuramente precisare che l'accertato è l'accertato per l'amministrazione, poi nulla vieta che il contribuente, insomma il cittadino, possa comunque nei 60 giorni far ricorso e quindi veder legittimamente accolta le proprie ragioni. Quindi l'accertato non è, se non sbaglio, poi mi correggeranno magari meglio il vice sindaco, il sindaco, non è il riscosso effettivo, è comunque sia la legittima pretesa dal punto di vista della pubblica amministrazione che
il tributo è, diciamo, esigibile, appunto. Poi che questo tributo sia corretto e che non possa essere in alcun modo contestato o che non possa trovare ragione, diciamo, non possa essere annullato, questo non è detto, perché comunque il cittadino, così come ha 60 giorni di tempo per pagare, ha anche 60 giorni di tempo per impugnare l'avviso che arriva e quindi, insomma, far valere le proprie pretese. Era solo questa la precisazione e comunque la perplessità che voleva illustrare la collega Passerai, evidenziando anche, appunto, la nostra perplessità su questi dati. Grazie. Ci sono altri interventi su questo punto? Bene, allora sì, solo un'ultima replica velocissima. È chiaro che l'accertato non è il riscosso, tant'è che si chiama per l'appunto accertato, ma si basa, come è stato detto dalla consigliera Vallatori, sulla certezza giuridica del titolo. E può essere annullato? Sì, come tutti gli altri atti dell'amministrazione, quindi non c'è nessun dato certo nel bilancio dal primo all'ultimo, perché tant'è che si chiama bilancio di previsione e si fa un consuntivo l'anno successivo per dar rendiconto di quella gestione, ma questo rientra, come dire, nella normalità. Finché l'anno non è chiuso, la certezza matematica del conto non c'è. È chiaro che se non ci fosse stata la certezza invece nemmeno del titolo a monte, cioè che non fosse, che fosse, ci fosse stato un errore nella stima, come era stato detto in sede di approvazione del bilancio, fosse stato un errore nella stima degli stanziamenti, la situazione sarebbe stata ben diversa, perché noi oggi avremmo dovuto fare una variazione di bilancio in riduzione, come stanno facendo altri comuni, di 400-500 mila euro. Quindi è chiaro che si sta parlando di una cosa un po' diversa. Poi diceva anche Lorenzo il Magnifico, e del domani non v'è certezza, figuriamoci per il bilancio del comune di Cascina Terme Lario, ecco. Però vorrei rassicurare sia i consiglieri sia i cittadini che comunque il bilancio è stato costruito in maniera ponderata secondo quelle che sono le regole della contabilità e quindi con la relativa prudenza di sottostimare le entrate e sovrastimare le spese, proprio per evitare che poi si possa andare a situazioni di dissesto. Ecco. Poi chiaramente il giudizio politico che ognuno può dare sulla manovra e sul bilancio, quello è legittimo, ognuno tiene il suo. Allora, mettiamo in votazione questo quarto punto all'ordine del giorno, rinvio al 2016 della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato ex articolo 3,12 decreto legislativo 118 del 2011 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Favorevoli? 11. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Consiglio approva. È necessaria immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Di nuovo 11. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, regolamento comunale sul registro delle unioni di fatto e delle convivenze. Approvazione. Illustra l'assessore Chiara Ciccarè. Buonasera a tutti. Il punto all'ordine del giorno, appunto, riguarda il regolamento comunale sul registro delle unioni di fatto e convivenze. È un argomento di attualità, sicuramente dibattuto proprio in questa settimana. E il regolamento comunale sul registro delle unioni di fatto e convivenze è uno strumento di tipo amministrativo in cui ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno può iscriversi e viene equiparato alle coppie sposate per quanto riguarda i provvedimenti di competenza comunale, al fine di favorire l'integrazione e promuovere le pari opportunità e prevenendo forme di disagio e discriminazione. Questo strumento è uno strumento che rispecchia le esigenze della società in cui viviamo. Il concetto di famiglia è un concetto che è cambiato negli anni e soprattutto è un concetto dinamico.
Purtroppo oggi in Italia attualmente una legislazione non ha attualmente una legislazione effettiva, organica per le unioni civili. Purtroppo a livello nazionale ancora oggi manca una normativa specifica. E intanto, infatti, proprio questa settimana è arrivata la condanna della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo sulla mancanza di una normativa specifica che, dato che la tutela legale attualmente disponibile per le coppie omosessuali nel nostro Paese non prevede bisogni di due persone impegnate in una relazione stabile. Il fatto di lasciare scoperte coppie eterosessuali o omosessuali di non avere la tutela legale crea un gap notevole fra noi, in Italia, con gli altri paesi europei. L'Italia è l'unica delle sei nazioni fondatrici dell'Unione Europea a non avere ancora una legge a riguardo sulle unioni civili. Tutti gli altri paesi, dall'Olanda, Danimarca, Finlandia, Belgio, fino al Regno Unito, 2014, hanno approvato una legge in merito. L'Italia, insieme alla Grecia, Cipro, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, ancora non ha una legge in merito. Fortunatamente il Premier Matteo Renzi ha assicurato che una legge entro l'anno in merito verrà approvata. Ci auguriamo che questa legge venga approvata affinché possa prevedere a rimuovere tutti gli ostacoli e favorire l'integrazione e promuovere le pari opportunità. Naturalmente mi auguro che questo regolamento venga approvato all'unanimità, perché comunque è l'unico strumento che al momento è possibile. Grazie. Interventi sul punto? Bosco, prego. Vi anticipo che noi voteremo a favore di questo regolamento, lo accogliamo, però secondo me potrebbero essere inserite alcune cose in questo regolamento. Purtroppo non c'è stato il tempo, sempre per il discorso delle convocazioni delle commissioni, così, perché è chiaro che nelle commissioni si fa tesi, poi uno porta a casa, fa un po' di antitesi e poi ci dovrebbe essere una sintesi. Comunque io vi volevo proporre l'introduzione di un articolo che è ripreso dal registro del Comune di Roma, che è quello che riguarda i matrimoni contratti all'estero. E, ve lo leggo. Allora, a richiesta di entrambe le parti interessate è possibile trascrivere nel registro delle unioni civili gli atti dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una con cittadinanza italiana e residenza nel comune di Casciana Terme Lari. Gli atti esteri, per poter essere trascritti, dovranno essere in originale o copia autenticata, legalizzati o postillati a norma di legge dall'autorità consolare italiana del luogo di emissione, nonché corredati di traduzione consolare o giurata. In questo caso la trascrizione avviene a cura dell'ufficio senza necessità della presenza degli interessati. Poi un'altra integrazione a proposito dell'articolo 3 punto 2, allora articolo 3 punto 2. Tale ultimo requisito, qui c'è scritto, tale ultimo requisito dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia. E, cioè, è proprio necessario parlare di scheda anagrafica di famiglia, non si potrebbe parlare di coabitanti nella stessa unità immobiliare da almeno un anno senza far riferimento a questa scheda anagrafica di famiglia. E poi un'altra cosa, allora, punto 5 dell'articolo 1. Allora, i cittadini stranieri debbono essere entrambi residenti, oppure si potrebbe prevedere il caso in cui almeno uno dei due sia residente, sempre per legarsi alle politiche immigratorie. Questo favorirebbe, perché spesso semmai c'è un ricongiungimento, uno ha la residenza e un altro no. Diciamo che le cose fondamentali secondo noi sono questo punto e quello dei matrimoni contratti all'estero, che potrebbero essere assimilati nel registro delle coppie di fatto. Va bene. Di andare avanti nel dibattito. È la presentazione formale di un emendamento al regolamento questa? Sì. Perché, allora, se è sì, se la risposta è sì, è necessario, per quello che prevede il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, lo statuto, la normativa, eccetera, una
formalizzazione scritta dell'emendamento, perché è necessario acquisire il parere di regolarità tecnica amministrativa sull'emendamento perché possa essere sottoposto al voto del Consiglio. Però perché il segretario possa in qualche modo verificare sta roba, cioè verificare la conformità normativa dell'emendamento, ora faccio una considerazione su alcuni punti, cioè ora, la questione della trascrizione dei matrimoni è regolata dal diritto dalla legge sul diritto internazionale privato e la questione invece della trascrizione per quanto riguarda i matrimoni omosessuali, che comunque è stata ampiamente dibattuta, l'amministrazione ha investito della questione il servizio competente affinché relazioni sulla fattibilità da parte dell'amministrazione di poter procedere da un indirizzo agli uffici, nel senso che si auspicava anche dell'emendamento, però su questo non siamo in grado di poter dare una risposta in questo momento dal punto di vista giuridico formale. Da quello politico posso dire di essere pienamente d'accordo, però da quello giuridico amministrativo non siamo in grado di dare una risposta. Però ora quindi io chiedevo, se questo è un emendamento, sarebbe necessaria la sua formalizzazione scritta perché non solo possa essere sottoposto al voto del Consiglio, ma e quindi che i consiglieri possano sapere effettivamente su cosa stanno votando, ma perché il segretario possa aver modo di dare una lettura ancorché rapida della cosa e quindi esprimere un parere di regolarità amministrativa sull'atto. Quindi io propongo a questo punto, se l'intenzione è quella dell'emendamento, la sospensione di 5-10 minuti della seduta per la formalizzazione in questo senso, se non ci sono obiezioni in questo senso. Ecco. Allora, sospendiamo la seduta dell'emendamento.
senza emendamenti. Bene, allora riprendiamo la seduta. Allora, chiedo conferma al consigliere Bosco rispetto a quello che è stato detto, diciamo, in questa conferenza di capigruppo improvvisata. L'emendamento viene ritirato e rimandiamo la cosa a una sede successiva dopo l'approfondimento giuridico anche relativamente alla questione delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali all'estero. Quindi il dibattito comunque è aperto, chi vuole intervenire sul punto. Consigliere Ballatori, prego. Sì, allora l'argomento in discussione sicuramente è, oltre che di attualità, come ha detto l'assessore Ciccarè, è sicuramente interessante, allo stesso tempo però molto delicato. Le nostre leggi attribuiscono ad oggi una formale superiorità, quantomeno appunto fino ad oggi, e una maggior dignità alla famiglia fondata sul matrimonio, e anche se appunto negli ultimi anni il dibattito, anche grazie alla spinta proveniente da altri paesi, si è in qualche modo acceso. Altri paesi che hanno appunto introdotto legislazioni specifiche sul punto, dirette a regolamentare la condizione giuridica delle coppie di fatto. L'esperienza giuridica italiana invece, quantomeno ad oggi, vede riconosciuta alla famiglia di fatto una limitata efficacia in alcuni settori solo per via giurisprudenziale, diciamo. L'Italia infatti non ha una legislazione, come ha detto appunto il consigliere Ciccarè, scusate, l'assessore Ciccarè, sulle unioni civili. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che sicuramente tutte le coppie di fatto, etero e omosessuali, abbiano diritti e doveri come le altre persone, questo è pacifico. Il punto che pone in difficoltà la nostra discussione è che comunque sia appunto, anche se a livello locale ci sono state, c'è stato il riconoscimento di questo fenomeno, in particolar modo qui in Toscana, e faccio riferimento a Empoli, Pisa, insomma, di fatto appunto anche se alcune delibere poi comunali sono state comunque impugnate, diciamo che sotto il profilo amministrativo la legislazione vigente attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di Stato civile e di anagrafe, precludendo quindi agli enti locali la possibilità di dettare una disciplina concorrente e integrativa di quella che in queste materie appunto spetta appunto solo allo Stato. Quindi noi come gruppo facciamo questa proposta, posto che il Presidente del Consiglio, tra l'altro, come ha detto correttamente l'assessore Ciccarè, ha auspicato un'approvazione di una legge. Tra l'altro io avevo letto nell'estate, quindi ero stata ancora più, comunque entro la fine dell'anno. Noi come gruppo comunico che appunto ci asterremo dalla votazione e chiediamo, nell'ipotesi in cui non si proceda appunto a nessuna votazione, di rimandare la discussione in un momento successivo all'approvazione di una legge nazionale, in modo tale che anche l'approvazione di un regolamento comunale a quel punto avrà una funzione anche molto più concreta e realistica, perché permetterà anche di individuare delle particolari, diciamo, agevolazioni e delle particolari faccio riferimento per esempio alla possibilità di accedere alle case popolari, alloggi popolari, altri tipi di diritti che comunque saranno sicuramente più riconosciuti. Quindi il nostro gruppo propone di procedere appunto a rinviare la discussione, e che forse è anche opportuna alla luce anche dell'emendamento che voleva presentare, o che comunque ha in mente di o che comunque sarà oggetto eventualmente di una modifica successiva, oppure nell'ipotesi in cui non ci sia la volontà appunto di rinviare la discussione, il nostro gruppo si asterrà comunque dalla votazione. Buonasera a tutti. Io volevo dire solamente alcune cose su quello che
che questo regolamento, perché questo regolamento deve essere votato a favore e votato anche stasera comunque sia. Innanzitutto mi preme ricordare che questo regolamento è un punto che mette, riporta, diciamo, su questo territorio ciò che era già stato fatto, perlomeno in parte, perché l'ex comune di Lari, un regolamento che poi grosso modo è questo, anche stato leggermente ritoccato, aggiornato, l'aveva già approvato anni addietro. E mentre la parte dell'ex comune di Cascina Terme non ne aveva uno assolutamente. Io credo che questo innanzitutto sia un diritto riacquisito da cittadini di questo territorio e quindi per questo che ci preme riportarlo. Avremmo voluto farlo anche molto prima, ma c'erano cose che ci imponevano per i tempi, per le cose di l'abbiamo dovuto rimandarlo un po'. Ecco perché stasera è nostra priorità votarlo e con l'augurio che diciamo ancora rivolgiamo all'opposizione per votarlo a favore, perché oltre a essere una cosa diciamo di principio importante che di per sé sarebbe già sufficiente, è anche un fatto dal punto di vista pratico, perché nei nostri regolamenti, nelle nostre tasse diciamo comunali, vi sono dei requisiti che queste coppie andranno a diciamo delle agevolazioni che queste coppie andranno a usufruire. Se facciamo questo regolamento, rimandarlo vorrebbe dire di non permettere a queste persone del nostro territorio di poter avere requisiti uguali a tutti gli altri, e questo credo che sia una cosa molto importante. Volevo dire solo due parole sull'integrazione della consigliere Bosco. È una cosa che noi approviamo al 100% dal punto di vista politico. Forse per noi saremmo anche molto più avanti, però andare in questo momento a porre dei vizi che potrebbero portare ad impugnare questo regolamento e quindi farlo slittare in avanti, non è interesse di nessuno, credo, e quindi chiediamo di andare alla votazione così com'è di questo regolamento, renderlo attuativo e poi se la legislazione verrà, e io mi auguro che verrà anche in tempi brevi e ci permetterà di andare oltre, saremo i primi a farlo. Se fosse possibile anche andare avanti noi rispetto al resto, ci troverà sempre favorevoli, noi siamo perfettamente aperti da questo punto di vista. Sì, ci sono altri interventi? Baldini. Sì, io credo che sia decisivo fondamentale approvare il regolamento questa sera. Io vengo da un comune dei due che hanno la vita comunitaria in cui erano dei quattro comuni diciamo, della nostra che non aveva un regolamento di questo tipo. E onestamente credo che quando si approvano queste cose, perché l'occasione di trovare problemi di questo tipo si fa un passo avanti verso la civiltà. Quella che viene dall'Europa non è una spinta, proprio cioè un messaggio molto più forte che una semplice spinta. Cioè, ci sono paesi, l'ultimo è stato Irlanda, cattolicissimo, che addirittura è arrivata al retroce dei matrimoni come referendum. Cioè, noi siamo uno dei pochi paesi diciamo, dell'Europa che è rimasto privo di questo provvedimento. E credo che, io spero che entro l'anno sia fuori questa legge, ma credo che se siamo arrivati a questo, non è solo la spinta dell'Europa, ma anche la volontà di tutti quei comuni che in questi anni hanno adottato questo tipo di regolamento, cercando di anticipare un po' quelle che erano le istanze che venivano dalla società. Perché quando si approva un provvedimento che
fatto che conosce uguali diritti, indipendentemente dal sesso, dal religione, dalla razza, dalla nazionalità, questo è un passo avanti. E non si può fermarci perché semplicemente c'è stata una nuova legge. Quando la troveranno ci sarà anche quella, vorrà dire che il problema sarà risolto ancora di più alla radice. Ma io credo che questo sia un segnale che abbiamo il dovere di dare questa sera. Ci sono altri interventi? Allora, dunque, solo un passaggio veloce di chiarimento prima di mettere in votazione. Cioè, è stata giustamente citata la competenza dello Stato esclusiva in ordine allo Stato civile e all'anagrafe. È vero, è così. E quindi è per questo che si sollecita lo Stato a fare il suo dovere, diciamo, di riconoscimento dei diritti delle persone. E questo lo avevamo già fatto quando abbiamo approvato qualche mese fa la mozione che spingeva in questo senso il nostro Parlamento. Quello di stasera è una cosa un po' diversa, cioè si dice sostanzialmente, e in questo senso è competenza del Comune, si dice sostanzialmente, cari cittadini, nei servizi che dipendono dal Comune, no? Non ci sono cittadini e coppie di serie A e di serie B, ma siete tutti uguali, per cui vi si dà lo strumento per vedere riconosciuta la vostra unione per quelli che sono chiaramente i servizi di competenza del Comune, altrimenti non ci sarebbe un parere di regolarità amministrativa su questo regolamento. Ma questo è un regolamento che non è soltanto una sfida politica nei confronti del Parlamento nazionale, è anche questo, certo, ma è un atto amministrativo di cui la Giunta, la maggioranza e chi dell'opposizione vuol starci si fa carico, ma si fa carico per ampliare il portafoglio dei diritti dei nostri concittadini su materie che riguardano la loro vita. Cioè, faccio un esempio. Noi abbiamo scritto, è stato oggetto anche di dibattito consiliare, abbiamo scritto nel regolamento della Tari che della Tasi, scusate, che lo sconto del 50% per le giovani coppie compete anche a coloro che sono iscritti in questo regolamento, a prescindere dal sesso, a prescindere dal matrimonio e quant'altro. Quindi si tratta di misure, come in questo caso quello di questo regolamento, che non sono soltanto di sottolineatura di un tipo di sensibilità politica di cui questa amministrazione è portatrice, ma di un provvedimento nei confronti della cittadinanza che prova a dare una risposta, almeno in quelle che sono le competenze del Comune, alla latitanza e l'ignavia di un Parlamento che fino ad oggi, nel 2015, ormai quasi 16, è rimasto l'unico europeo e tra i pochi nel mondo, perché poi noi chiudiamo l'orizzonte all'Europa, ma se si va a guardare l'America tutta da cima a fondo, non parlo solo degli Stati Uniti, questi provvedimenti di equiparazione, di riconoscimento delle convivenze diverse del matrimonio sono già stati fatti, sono vigenti, approvati, quindi tra l'altro tutti i paesi, in modo particolare quelli dell'America Latina, comunque di forte tradizione cattolica come l'Italia, ma questo non gli ha impedito di attuare e di riconoscere i diritti delle persone, perché poi si parla di questa roba qua. Ecco. Quindi se non ci sono, allora, primo chiedo se ci sono dichiarazioni di voto finali, no? Allora mettiamo in votazione questo quinto punto all'ordine del giorno. Regolamento comunale sul registro delle unioni di fatto e convivenze, approvazione, favorevoli, 12, contrari, nessuno, astenuti, 3. Il Consiglio approva. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, approvazione. Dunque, questo regolamento che è passato anche dalla commissione consiliare numero 2, di fatto è un adempimento normativo funzionale a una scelta, invece questa sì, dell'amministrazione, che è quello dell'introduzione anche sul nostro territorio e del suo rafforzamento di un sistema di videosorveglianza.
un sistema di videosorveglianza che vuole essere un pezzettino, una parte anche qui di lavoro che fa il Comune, in questo caso nella direzione di provare ad aumentare la sicurezza del territorio e il suo decoro. Il regolamento, secondo quelle che sono le disposizioni del garante della privacy, praticamente disciplina il funzionamento del sistema di videosorveglianza, di chi ne è responsabile, di come devono venire trattati i dati, della comunque prevalenza della dignità delle persone, del loro diritto alla riservatezza sulle altre funzioni per cui è installata la videosorveglianza, e garantisce comunque che il funzionamento e la funzione, ecco, che il funzionamento di questo sistema sia volto alla prevenzione e alla tutela della pubblica sicurezza e del patrimonio pubblico in ambito comunale, alla prevenzione e alla repressione dei reati, delle attività illecite e degli episodi di criminalità commessi sul territorio comunale, per tentare, come dicevo prima, di ampliare la sicurezza dei nostri cittadini. Oltre, diciamo, a poter essere uno strumento importante per le forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica sia degli incidenti, sia degli atti vandalici, sia dei reati in genere. Quindi il regolamento in sé di fatto è semplicemente la traduzione regolamentare delle indicazioni del garante della privacy, che prevede comunque la necessità dell'approvazione di regolamenti tipo questi. Quello che ci sta dietro è invece la volontà e l'impegno che ammette l'amministrazione per tentare di fare la sua parte, che ovviamente non può far da sola, ma in un coordinamento sempre più stretto anche con i nostri carabinieri e quindi con quella che è la polizia locale del comune, che tengo, insomma, anche in questa sede a ringraziare sia i carabinieri che la polizia locale per il lavoro che fanno. Dicevo, come strumento fondamentale quello della videosorveglianza per garantire il decoro e quindi la lotta nei confronti degli abbandoni dei rifiuti e degli atti vandalici, e anche della prevenzione, per quanto, insomma, possibile, della commissione dei reati sul nostro territorio. E il dibattito è aperto. Interventi su questo punto? Nessuno? Prego, consigliere Bosco. Sì, stasera il nostro gruppo vi sorprende con effetti speciali, perché accogliamo favorevolmente anche questo regolamento che è stato presentato dal responsabile, il dottor Andrea Gazzotti, e che comunque riconosciamo anche noi il suo lavoro, lo stimiamo. Sostituisce questo regolamento, uno datato del 2006, quindi comunque andava fatto, ci ha convinto e siamo d'accordo. Tra l'altro la normativa italiana si firma al 2003, voglio dire, perché non ha recepito ancora quella europea, quindi è giusto comunque che l'amministrazione locale facesse uno sforzo per aggiornare, e soprattutto che comunque facesse seguito anche a una scelta politica, non soltanto. E quindi niente, anticipo che anche questo regolamento noi lo votiamo, siamo a favore. Grazie. Ci sono ulteriori interventi? No? Cecotti, prego. Fa piacere quando viene apprezzato naturalmente l'impegno e il lavoro che viene fatto da questa amministrazione. Certo, è un adempimento burocratico, e quindi ci anche il Presidente, mi dispiace che non ho partecipato alla Commissione, ma credo che poi sia stata una cosa più tecnica che altro. Teniamo solamente a rafforzare un attimo la storia di fino adesso, perché
Quello che si vede purtroppo tutti i giorni della cronaca, questi strumenti si rivelano sempre più utili alla risoluzione, all'aiuto delle forze dell'ordine di molti casi e reati che avvengono su tutto il territorio. Noi speriamo che servano alla più, diciamo, semplice e meno banale utilizzo per la salvaguardia dei beni pubblici, per l'abbandono dei rifiuti e quant'altro. Però io credo che chi si comporta in maniera civile e onesta sul territorio non ha nessun timore nei confronti di questi presidi, per cui io credo che possa essere altro che favorevole all'utilizzo sempre più massiccio, però in maniera assolutamente legale e appropriata, di questi mezzi, per cui invito tutti a votare a favore di questo regolamento. Sì, grazie. Se non ci sono ulteriori interventi, allora mettiamo in votazione questo sesto punto all'ordine del giorno, regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza. Approvazione, favorevoli, unanimità, contrari e astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Punto numero 7 all'ordine del giorno, variante al piano attuativo denominato bagno ad acqua, stralcio funzionale numero 2, approvazione ai sensi dell'articolo 112 della legge regionale toscana numero 65 del 2014. Molto brevemente, questa è una delibera del tutto analoga a quella che abbiamo presentato in qualche consiglio precedente e che riguarda di fatto, appunto semplificata, tant'è che è possibile l'immediata approvazione ai sensi della nuova legge regionale sul governo del territorio anziché alla previa adozione, perché praticamente con questa variante, in luogo del lotto unico previsto all'interno del piano attuativo attualmente vigente, che è denominato bagno ad acqua, in luogo del lotto unico previsto vengono individuati numero 4 lotti distinti, in cui i primi 3 sono edifici di tipo residenziale, mentre l'ultimo, il quarto, non sono edifici ma manufatti di pertinenza delle abitazioni. Come detto anche in commissione, questa variante non tocca la SUL, i volumi, gli standard previsti all'interno di questo piano, che quindi rimane così come era stato approvato e convenzionato nel 2010, viene esclusivamente modificata la ripartizione interna dei lotti in una maniera, diciamo, più funzionale per quelle che sono le attuali esigenze del lottizzante e del mercato. Quindi, un piano che peraltro è già partito, già avviato, e che questa variante faciliterà nel suo essere portato a compimento, soprattutto per quanto riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione già in parte realizzate, che quindi saranno portate a compimento quanto prima, anche per migliorare quella che è la situazione viaria, in modo particolare in questo caso della frazione della Capannina, appunto, su una strada che è quella di via Leopardi, che ha peraltro particolari problematiche, che questo intervento riesce in qualche modo ad attenuare. Il dibattito è aperto, ci sono interventi. Salvetti, prego. Sì, allora, il nostro parere a tale variante è contrario, in quanto si tratta di un piano attuativo approvato nella passata legislatura su una zona, la Capannina, dove sappiamo tutti ci sono stati e ci saranno una serie di problemi idrici se non si mette mano a un progetto per la risoluzione degli stessi.
Pertanto tutti gli interventi che aumentano il carico urbanistico in quella zona, secondo noi, dovrebbero essere valutati alla luce di un progetto più ampio che abbia veramente l'obiettivo di risolvere il problema idraulico della capannina. Inoltre vorremmo sottolineare che ormai le varianti a stralcio sono presenti in quasi tutti gli ordini del giorno di ogni consiglio comunale, mentre il Comune ha bisogno di una programmazione e quindi di un piano strutturale per la costruzione di un nuovo territorio, ma dopo circa un anno e mezzo dall'insediamento della nuova amministrazione, ad oggi non abbiamo nessun segnale, non ci vedo più, che vada in quella direzione. Grazie. Venti. Bosco, prego. Sì, in breve, diciamo, sono d'accordo con l'altro gruppo di opposizione su queste tematiche, sulle questioni urbanistiche. Il nostro gruppo è molto più non voglio dire neanche cauto, è proprio forse in questo momento sulla sponda opposta, nel senso che siamo i consigli comunali ed è un po' delle varianti e noi ci troviamo un po' in difficoltà, perché senza un piano regolatore, senza un regolamento urbanistico approvato, senza un confronto è difficile, come dire, anche approvare cose che sono partite anni addietro, ma a parte questo, cioè, comunque lì alla Capannina ci sono sicuramente dei problemi che riguardano appunto il rischio idrogeologico dell'acqua, delle continue allagamenti, quindi queste lottizzazioni, questi cambiamenti non li possiamo assolutamente approvare, non siamo favorevoli, e quindi anche su questo poi invito l'amministrazione a darci anche una risposta, a capire un po' come vogliamo confrontarci sulle prossime questioni urbanistiche, appunto anche sul regolamento e sul piano regolatore, e vedere un po' che cosa si può fare per capire un po' quali sono, perché per noi chiaramente noi siamo sul recupero, no? Per il recupero e non per le nuove costruzioni, in particolare in zone così delicate. Grazie. Mardini, prego. Sì, io però devo fare alcune precisazioni, perché finché arriva un sollecito alla revisione della strumentazione urbanistica generale, io questo l'accetto e lo condivido, perché o prima o dopo comunque ci dovremo arrivare e sarà indispensabile fare un'operazione del genere. Quello che capisco poco è quando si mette sullo stesso piano una variante di questo tipo, che poi è semplicemente una riomposizione, un'operazione di riomposizione fondiaria ad un piano attuativo già approvato, rispetto a quella che potrebbe essere una variante generale allo strumento urbanistico. Cioè, sono due cose completamente diverse. Dal punto di vista delle problematiche idrauliche della Capannina, che ci sono e che in parte sono state in questi anni anche affrontate e la situazione sicuramente è migliorata, questo tipo di variante qui, per come è nella sostanza, perché non aumenta i volumi, non aumenta la superficie aperta, non aumenta la SUL, non aumenta la superficie impermeabilizzata delle pavimentazioni esterne, sostanzialmente non altera in alcun modo quella che è una situazione pregressa già approvata da un piano attuativo che è tuttora in essere, perché se no non sarebbe possibile fare questo tipo di variante. La procedura semplificata dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, chiaramente ancora di più conferma questa impostazione, perché diversamente la Regione Toscana non avrebbe consentito di fare varianti che vengono portate in Consiglio Comunale, adottate e approvate nella stessa seduta. Una volta, se fossero varianti, diciamo, sostanziali, sarebbe necessario portarle prima in adozione, fare le pubblicazioni, 45-60 giorni, quello che è, discutere osservazioni e poi arrivare all'approvazione finale. Ma qui, di fatto, è la stessa, cioè è gemella di un'operazione, diciamo, che è stata portata, mi sembra, uno degli ultimi Consigli Comunali,
in cui si tratta semplicemente di fare una ricomposizione fondiaria, si ridisegnano i lotti in maniera diversa, ma sostanzialmente dal punto di vista dell'edificato e delle pavimentazioni esterne non viene assolutamente modificata quella che è la situazione preesistente o comunque prevista e già approvata dal piano attuativo. Era semplicemente una precisazione, insomma, non è che si tratta di far polemica, però di fatto di questo si tratta, ecco. Sì, grazie. Ci sono altri interventi? C'è Cotti. No, io ho poco da aggiungere a ciò che ha detto Baldini, che è stato molto chiaro. Io quello che volevo aggiungere è che se questa lottizzazione non va a compimento, non vanno nemmeno a compimento tutte quelle opere di cui la Capannina ha bisogno e che questa lottizzazione prevede, perché il lavoro che è già stato fatto in parte su quell'area durante la costruzione, diciamo, della Conrad, tanto per capirci tutti, hanno permesso di non creare disagi come si sono già creati nel passato alla Capannina negli ultimi anni, perché si sono ripresentate situazioni, diciamo, critiche dopo la costruzione, dopo la lottizzazione, dopo la costruzione di quell'immobile, e le opere che sono state fatte già con quella lottizzazione hanno permesso di dare una prima risposta ai problemi della Capannina. Alcuni riguardano più diciamo la parte del consorzio di bonifica e sono opere diverse, però andare a compimento di questa lottizzazione andrà a migliorare ancora la situazione. Io credo che da avere un'area come adesso messa in quelle condizioni, perché poi è un semicantiere, chiamiamolo così, ad avere con questa nostra operazione stasera, la possibilità al lottizzante di costruire, perché sono cambiate, come tutti conosciamo, i parametri e le situazioni, per cui è diverso oggi, diciamo, magari la richiesta del mercato, oppure perché molto più probabilmente con questo sistema avrà una costruzione più a pezzi, diciamo così, banalmente, e quindi più agevole per il lottizzante la costruzione. Quindi noi andiamo a dare una risposta a che queste opere vengono fatte, non cambia, come ha detto giustamente Baldini, assolutamente niente. Io credo che porre il lottizzante nelle condizioni di poter portare a compimento questa lottizzazione, io credo che sia un dovere di tutti noi. Ci sono altri interventi? Dunque, io allora preciso soltanto una cosa, perché tutto il resto che volevo dire l'hanno detto Bardini e Ceccotti. Dunque, innanzitutto, ripeto per l'ennesima volta, questo comune la pianificazione ce l'ha vigente, ce n'ha due, figuriamoci se non ce l'ha. Quindi ce l'ha. Poi che l'amministrazione sia impegnata in questo momento alla unificazione della pianificazione esistente, anche tenendo conto della situazione attuale del mondo dell'economia eccetera, e che sia tra l'altro una pianificazione orientata, come è stato scritto anche nell'avvio del procedimento che i comuni estinti fecero prima di estinguersi, a il riuso, al recupero dei volumi esistenti prima dell'ulteriore consumo di suolo, e insomma l'abbiamo detto in più di una sede. Ora, che però questo richieda tempi non brevi, mi pare, come dire, nelle cose stesse, anche visto che
la Regione ha approvato da poco sia una nuova legge sul governo del territorio che una variante al PIT con valenza di piano del paesaggio e che quindi necessita un approfondimento ulteriore, ma che comunque stiamo facendo, ci stiamo lavorando e diciamo io vorrei in tempi brevi procedere quantomeno all'adozione del piano strutturale nuovo. Però che questo diventi un alibi tutte le volte perché si possa votare contro o astenersi su una variante, io sinceramente comincio a ritenerlo inaccettabile. Perché? Perché prima di tutto queste sono varianti a piani di lottizzazione già approvati, in parte come questo in questo caso, peraltro già avviati, quindi ci sono tutti gli strumenti perché un consigliere comunale possa far dare un giudizio sulla variante in sé, anche in relazione a quello che c'è d'intorno, e possa quindi esprimere un voto sulla variante senza doversi trincerare a è una variante o non c'è la pianificazione urbanistica, perché ripeto c'è. Peraltro se anche la maggioranza dovesse seguire l'impostazione che date come gruppi di minoranza, per cui è una variante a qualcosa approvato in legislature precedenti, noi questa roba non dovremmo approvare, perché è la variante di un piano attuativo approvato in una legislatura del comune estinto di Lari, in cui l'unico consigliere che forse c'era è Ceccotti. Quindi se fa la vota solo lui, cioè, e quando si hanno responsabilità amministrative di governo ci si deve anche assumere le conseguenti responsabilità fino in fondo, e quindi quando c'è un'istanza da parte di un privato a questa istanza va risposto a prescindere da chi abbia fatto la regolamentazione o in questo caso la pianificazione, per cui sarebbe molto più facile e sicuramente avremmo parecchie meno responsabilità se noi rispondessimo ai privati: ma questa è una variante, è un qualcosa che è stato approvato quando noi non c'eravamo e quindi insomma ora sta lì fino a quando non ci sarà la pianificazione urbanistica. Di fatto si blocca il territorio, e questa è la stessa risposta che mi viene da dare all'obiezione: in tutti i consigli c'è una variante. Grazie, il comune come suo obiettivo principale c'è il governo del territorio, il governo del territorio si fa con gli strumenti urbanistici, è chiaro che per attuarlo fino in fondo e peraltro per le mutate esigenze dell'economia che ci sono oggi, e il comune deve in qualche modo tornare o è chiamato a esprimersi su atti relativi al governo del territorio con diciamo una certa frequenza, e meno male che lo fa, perché se non lo facesse sarebbe il sintomo invece che tutto è fermo, nulla si muove, e che quindi anche l'economia del territorio rimane stagnante. Quindi si voti contrario, io questo ripeto, sta nella legittima discrezionalità politica che ogni consigliere ha, però non me lo si motivi dicendo che non c'è la pianificazione urbanistica o che è una variante o un qualcosa approvato a una legislatura vecchia, perché, ripeto, se lo facessimo anche noi il comune lo fermiamo, perché il 90% degli atti di governo del territorio attualmente vigenti sono stati approvati in legislature in cui i consiglieri che sono qua stasera e che compongono questo consiglio nella quasi totalità non erano amministratori, e quindi sarebbe troppo comodo. Comunque, mettiamo in votazione questo settimo dichiarazione di voto. Prego. Allora, la dichiarazione di voto è contraria, però volevo dire una cosa. Allora, posso essere d'accordo in linea di principio su quello che ha detto signor Sindaco, però la capannina ha dei problemi idrici. Io ho comunque dei cittadini che vengono da me a parlare di questi problemi, probabilmente presenteremo un'interrogazione, quindi sicuramente sulla capannina c'è questo terzo aspetto che noi sottolineiamo, che è quello dei problemi idrici, e noi abbiamo dei dubbi sul fatto che questi lavori, questa lottizzazione portino dei miglioramenti a Via Leopardi. Abbiamo grossi dubbi, non abbiamo certezze, proprio come dire, presupposto, in particolare alla capannina. Quindi è tutto da vedersi, cioè nel senso la capannina posso capire altre varianti, però questa in particolare non è soltanto il discorso che è stato approvato la delibera del 2010 e il piano strutturale, però c'è anche una questione che la capannina
a questo problema, e secondo me bisogna, noi come opposizione chiaramente, poi c'è sempre il discorso degli approfondimenti, di capire fino in fondo, però la capannina secondo me non bisogna essere davvero molto molto attenti, e probabilmente anche lì, come nel caso del Peppi Lavagliano, va aperto una, cioè bisogna aprire una discussione, e quindi questo. Bene, dichiarazioni di voto ulteriori? Allora mettiamo in votazione questo settimo punto all'ordine del giorno, variante al piano attuativo denominato bagno ad acqua, stralcio funzionale numero 2, approvazione ai sensi dell'articolo 112 della legge regionale toscana numero 65/2014. Favorevoli? 11, contrari? 4, il Consiglio approva. C'è l'immediata eseguibilità su sta roba? Bene, passiamo al ottavo e ultimo punto all'ordine del giorno. Convenzione stipulata con atto notaio Gaudiano numero 13, il 13 giugno 2006, repertorio numero 31.083 tra l'estinto comune di Lari e la ditta Coci SRL per la realizzazione di opere d'urbanizzazione primaria consistenti in parcheggio, piazza e viabilità adiacente a via Melori e via De Miglio e via Pascoli in località Perignano, e per la cessione gratuita delle opere suddette in attuazione dello stralcio funzionale di piano attuativo denominato Perignano Modifica. Allora, dunque, questo è un punto, una delibera che di fatto diciamo, è molto affine anche alla situazione di cui abbiamo discusso durante l'interrogazione presentata dalla consigliera Bosco. Nel senso che il Comune, anche in questo caso, si è fatto carico di tentare di sbloccare e di risolvere una situazione di stallo relativamente a un piano di lottizzazione, in questo caso in larghissima parte ormai attuato e realizzato, che residua per una parte di opere d'urbanizzazione importanti, fra l'altro importanti per la, in questo caso per la frazione di Perignano, e il completamento dell'edificio adibito, diciamo, a uso direzionale servizi e commerciale che su questa costruenda piazza si affaccia. E questa modifica alla convenzione si rende necessaria per, da una parte, sbloccare la polizza fideiussoria che i lottizzanti hanno prestato in favore del Comune a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione, chiaramente limitatamente a quanto già realizzato come opera di urbanizzazione, e che al contempo dà la garanzia al Comune di tempi certi e più stretti di quelli presenti nella previgente convenzione che andiamo oggi a modificare per la realizzazione sia delle opere di urbanizzazione che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2016, sia del fabbricato che dovrà concludersi entro la metà del mese di marzo del 2016. A fronte, diciamo, della possibilità che dà il Comune, diciamo, di svincolo parziale di questa polizza, trattenendo comunque vigente una polizza nei propri confronti sufficiente non solo, diciamo, a ultimare le opere di urbanizzazione, ma anche capiente ulteriormente per garantire il Comune sia dall'incremento dei prezzi sia dal dover intervenire per sistemare alcuni aspetti delle opere già realizzate, a fronte di questo, dicevo, il Comune ottiene appunto questi tempi più stretti che, qualora non fossero rispettati, potranno dar luogo alla stessa procedura che è stata seguita, diciamo, per quanto riguarda il PEP di Lavagliano, e quindi la certificazione dell'inadempimento di questa convenzione, la nullità del permesso a costruire legata al fabbricato, e quindi alla possibilità poi per l'amministrazione di entrare in proprietà diretta del fabbricato e di escutere le polizze e quindi avere le risorse
per completare interamente le opere di urbanizzazione. Quindi per rimuovere anche in questo caso una situazione che potrebbe sfociare in una lesione forte, tra l'altro, del decoro della frazione di Perignano, quando invece questo piano di lottizzazione, questo piano attuativo, che come dicevo ormai è stato quasi totalmente attuato, aveva ed avrà, quando verrà ultimato, la funzione di riqualificare in questo caso la frazione di Perignano, dotandola di spazi pubblici a comune per la socialità che ad oggi in quella frazione mancano. Interventi su questo punto? Nessuno? Procedo con la messa in votazione. Salvetti. Allora, in relazione alla riduzione della fideiussione per quanto riguarda le opere da realizzare all'interno del piano attuativo denominato Perignano, alla luce di quanto ad oggi risulta in relazione alla ditta costruttrice, la COCI SRL, ci sentiamo di esprimere con fermezza parere assolutamente negativo, in quanto una riduzione della fideiussione aumentata solo del 20% in più rispetto alla stima dei lavori da eseguire ci sembra una scelta alquanto masochista. Tanto più che non abbiamo nessuna garanzia che a fronte di tale riduzione gli istituti di credito apportino nuova liquidità all'azienda costruttrice e che comunque tale liquidità permetta di ultimare i lavori per rendere utilizzabile e vendibile l'immobile. La situazione è molto compromessa. L'amministrazione in questo caso forse è arrivata un po' lunga, ovvero al punto in cui siamo, secondo quanto abbiamo potuto valutare, sarà molto difficile arrivare in tempi brevi all'ultimazione dell'immobile e pertanto, visto il contesto generale, non vediamo l'utilità di una diminuzione delle garanzie che sono oggi in possesso dell'amministrazione. Interventi su questo punto? Ceccotti? Io rimango un po' esterrefatto dalle parole che vengono dal consigliere Salvetti, perché o non si riesce, o culturalmente non si vuole capire l'importanza di questa azione da parte dell'amministrazione. Se non avessimo, se non approviamo questa variante della convenzione, si andrà sicuramente a una situazione che avrà dei tempi biblici. L'abbiamo visto prima, perché se fa festa dire l'amministrazione non è intervenuta, poteva intervenire prima, poteva, forse si poteva, chissà, e generare dubbi e falsità su queste cose. È chiaro che quando questa ditta, le condizioni attuali diciamo della convenzione andasse a fallimento, comunque sia andasse a una situazione diciamo fallimentare, i tempi poi di realizzazione delle eventuali opere e diciamo della destinazione dell'immobile da finire saranno sicuramente molto dubbi, sicuramente lunghissimi, perché poi le procedure burocratiche sono lunghissime. Questa modifica alla convenzione si danno tempi certi, soldi certi,
perché questa non è una situazione, questa è una, le banche hanno in mano i soldi di questa direzione, che se vengono svincolati questi soldi vengono dati alla società e sono stati valutati sufficienti alla realizzazione finale dell'immobile e delle opere. Quindi questo dà la certezza alla ditta di poterlo fare. Poi, io penso che è possibile scongiurare l'ipotesi che la ditta non disse a queste cose, si avrà invece una certezza matematica e economica di poter fare le opere di maniera sono state valutate dal vice tecnico, dalle persone competenti per cui abbiamo certezza, e avremo anche una certezza dei tempi maggiore e più ristretto nell'acquisizione dell'immobile, che poi anche a spiegare l'acquisizione dell'immobile da parte del comune non è poi così tanto così bello che parla, perché poi dopo mette l'amministrazione in una condizione di dover portare a termine delle opere del genere, che non sono né semplici né per aggravare ancora di più il lavoro dell'ufficio tecnico, quindi è auspicabile che vengano finite da chi poteva fare, anche perché dobbiamo andare a ricordare che bene o male tutta questa situazione, oltre alla ditta a Coce, ci sono anche dentro tante altre realtà, da fornitori, creditori, ma anche da parte di persone che hanno già acquisito delle proprietà in questa organizzazione, che in qualche maniera, se tutto questo andrà in porto a buon fine, questa amministrazione ha agevolato e ha fatto tutto il possibile che queste persone non abbiano ulteriori o maggiori problemi, criticità. Quindi io mi trovo esterefatto dall'inizio delle esternazioni della mia, però ognuno è libero di votare giustamente come crede, però io credo che questa sia l'unica possibilità che questa ditta porti a compimento quest'opera, e è nostro dovere far sì che questa variazione alla convenzione venga approvata, perché altrimenti non si avranno né certezze di tempi né certezze poi che queste opere vengano poi realizzate. Bosco, prego. E molto semplicemente, è evidente che ci sono delle analogie tra la nostra interrogazione e questo ultimo punto all'ordine del giorno. E ho anche chiesto al sindaco durante la commissione, ma questo è un volano per una nuova giurisdizione, nel senso, quante altre situazioni simili ci sono nel nostro comune, quante altre aziende che semmai sono in crisi o tecnicamente così, in difficoltà, tra virgolette, e che potrebbero, no, affacciarsi alla porta del comune per chiedere lo stesso trattamento. Diceva il sindaco, sì, questa è una nuova giurisdizione, apriamo chiamiamolo un progetto pilota, probabilmente è la prima volta che si fa un'operazione del genere. E io onestamente esprimo delle perplessità, nel senso, il nostro voto non è contrario, però ci assegniamo. Io in questo momento, vista la tempistica, penso un po' anche alle condizioni dei lavoratori, no? Perché sono tempi ristretti di queste ditte. E mi auspico che questi lavoratori non debbano lavorare in condizioni disagiate o comunque di sfruttamento, perché i tempi sono ristretti. E questo che mi chiedo è forse probabilmente faremo anche, non lo so, un'indagine, un'inchiesta per vedere se poi è efficace o meno porre, come dire, dei tempi così ristretti. Vediamo che cosa succede. E siamo, tanto i tempi, abbiamo detto il 31 luglio, giusto? 31 luglio? Dovrebbero finire i lavori entro il 31 luglio 2016.
31 gennaio 2016, quindi parliamo di pochi mesi, 6 mesi. 31 gennaio, ecco, quindi mi sembra davvero, è vero che siamo all'80%, manca il 20%, però mi sembra davvero poco, pochissimo tempo, ecco. Sì, ci sono altri interventi? Cini? Beh, sì, il microfono. Solo buonasera, volevo aggiungere che avendo partecipato alla commissione, come anche naturalmente gli altri membri che sono qui stasera, credevo che, come è stato chiaro per me, che non sono sicuramente un tecnico della materia, fosse stato chiaro anche per gli altri che questa soluzione, che nasce naturalmente primariamente dall'esigenza di salvaguardare il territorio e in particolare una zona centrale del paese di Perignano, che in questo momento già da un po' di tempo in quella specifica area soffre di una forma, diciamo, che prelude a un eventuale degrado se questi lavori non vanno in porto. Quindi diciamo che la motivazione da parte dell'amministrazione nasce da questo. A fronte anche delle rassicurazioni del direttore lavori, che ha dichiarato la fattibilità dell'operazione nei tempi che sono stati concordati, anche in maniera un po' stringente naturalmente, per indurre l'azienda, l'impresa a impegnarsi fattivamente, quello che viene a essere la riduzione della fideiussione in realtà è una riduzione legata al fatto che la garanzia che la ditta forniva era relativa a, se non sbaglio, alle opere di urbanizzazione che naturalmente doveva al comune, al nostro territorio, in cambio del permesso a costruire di tutto questo progetto che aveva messo in piedi alcuni anni fa. Per cui io non vedo assolutamente, sinceramente, non perché ora faccia parte di un determinato gruppo o meno, nessun rischio da questo punto di vista, e semmai, come diceva anche la consigliera Bosco, un volano, nel senso che l'amministrazione effettivamente si pone in un momento di crisi nella posizione di poter in qualche modo, nel caso in cui le opere pubbliche, come anche nel caso per altri versi della situazione di Lavaiano, nella posizione di poter riappropriarsi di una situazione ed eventualmente nei limiti del possibile cercare di risolverla. Ecco, per questo io invece mi voglio unire anche a Ceccotti e al resto del mio gruppo nel fare l'appello sinceramente di approvare questa soluzione. Grazie. Grazie. Ballatori, prego. Sì, dunque, volevo soltanto in maniera molto sintetica spiegare questo, che il consigliere Ceccotti ha detto che è rimasto esterrefatto delle considerazioni, rimango esterrefatta altrettanto anch'io della certezza con cui si illustra questa operazione. Sicuramente un'operazione importante che dà prestigio al comune, che fa uno sforzo per poter diciamo agevolare, no? Almeno questo, diciamo, teoricamente è apprezzabile. Il problema qual è? È che tecnicamente la vedo un'operazione assolutamente inconsistente, nel senso che prima di tutto il fatto che poi le banche eroghino liquidità è detto, ma non è certo, e comunque sia non è certo che su quella liquidità si investa per completare l'opera. Mi spiego. La società COCI ha, diciamo, fatto una richiesta di concordato e quindi stanno ancora valutando tanti creditori se accettare o meno questo concordato. Ci sono molte controversie giudiziarie relative agli immobili della COCI, quindi è una società che ha delle difficoltà e non è detto che quindi quella liquidità che viene svincolata venga investita esclusivamente per completare queste opere. Quindi
benissimo e apprezzabile il gesto dell'amministrazione, però il nostro gruppo non ravvisa una certezza così matematica come viene illustrata in questa operazione. Quindi la posizione nostra è questa, non perché ci piaccia vedere un altro ecomostro, fra l'altro insomma, è una zona abbastanza centrale o che comunque ha avuto uno sviluppo importante in questi anni, solo e soltanto perché naturalmente non vogliamo in qualche modo essere responsabili di un'azione che poi non ha i risvolti diciamo certi che vengono illustrati che vengono comunque illustrati o che sono stati illustrati anche in commissione, a cui mi scuso per non aver partecipato nessuno, ma purtroppo insomma è stato difficile organizzarsi in pochi giorni a ridosso del weekend. Quindi il nostro voto contrario è motivato da queste perplessità, che sono altrettante certezze che noi abbiamo, non sono cose, non sono voci di paese o chiacchierate al bar. Comunque questa è la nostra posizione e spero che comunque venga rispettata, così come vengono rispettate tutte le altre, senza insomma eufemismi eccessivi. Grazie. Baldini. Io però ecco, vorrei fare una precisazione, perché qui si sta affrontando in una seduta di un consiglio comunale una questione che investe anche insomma dei dati sensibili, su cui secondo me bisognerebbe avere un minimo di discrezione in più, e questo è un richiamo che faccio un po' a tutti. La questione vediamola per quello che è, non per tutte le impalcature o discorsi del bar o della massaia che va a fare la spesa al mercato. A me non mi interessa cosa dice la signora che compra le mele al mercato o il pane da quell'altra parte. A noi, consiglio comunale, non ci interessa questo discorso. Noi, qui c'è una situazione di difficoltà. C'è un permesso di ostruire l'essere in un piano attuativo che è andato avanti, che è stato approvato, che è quasi concluso, cioè manca veramente la parte definitiva di un fabbricato. Allora, qual è la situazione? Dice, si riduce la fideiussione per un importo tale che le opere che devono essere completate sono comunque più che garantite, e quindi nel momento in cui l'operazione non dovesse andare in porto, l'amministrazione comunale ha comunque una polizza fiduciaria che si può escutere e con la quale completare le opere di urbanizzazione. Cosa c'è in più l'amministrazione con l'aggiornamento della convenzione? La possibilità di acquisire il fabbricato se questi lavori non vengono fatti nei tempi che sono stati fissati. Questo consente di acquisire il fabbricato, di terminarlo e di non lasciare il solito bombolone incompiuto, di cui insomma abbiamo anche purtroppo altri poco edificanti esempi. Questo è in sostanza, nella sostanza stretta la questione. Se le cose vanno avanti, cioè se la COCI riesce a completare l'intervento, noi siamo più che contenti. Se la COCI, per ragioni sue, non riesce a completare l'intervento, noi siamo stati in grado in questo caso di anticipare un po' i tempi e di intervenire per completarla in un'altra maniera. E credo che in questo caso chi ci guadagna è la frazione di Perignano in primis, perché si ritrova una situazione comunque risolta, e l'amministrazione, ma non perché ci fa la bella figura, perché qui detto fra noi, cioè, non siamo a cercare il prestigio personale o di che cassa, noi ci interessa che il territorio sia governato al meglio, e governare al meglio il territorio vuol dire anche affrontare le situazioni in termini
diciamo, realistici. In questo caso qui la soluzione che viene proposta di una modifica della convenzione è una soluzione che tutela di più di quella che c'è già ora il, diciamo, il comune che gestisce, poi chiamata a gestire questa cosa qui. Quindi, cioè, onestamente non vedo quali, da parte nostra, cioè, credo che non ci sia nulla da perdere in questo senso qui, perché le garanzie aumentano, sono più di prima. Sì, sono altri interventi? No, se non si sente va verbalizzato. Salvetti. Solo due cose. Allora, innanzitutto quello che abbiamo detto non sono discorsi presi al bar, perché nessuno di noi si sarebbe permesso di riportare cose. Se abbiamo detto quello che abbiamo detto è perché ci abbiamo gli strumenti per poter aver verificato questo. Secondo, mi permetto di dire che se numeri non sono numeri, le garanzie non sono le stesse, perché se una fideiussione viene diminuita, chiaramente non sarà uguale a quella che si diminuisce. Poi ognuno rimane della sua idea, ognuno prende le sue responsabilità, tutti si vuole che a Perignano venga completata, però la nostra paura è che questo vada a giovamento solo forse di chi oggi ha da perdere su quella società, e quindi, diciamo, diminuendo le garanzie, diciamo, diminuisce il rischio, senza evitare col rischio poi che invece non ci sia il completamento dell'immobile. Io credo che il gruppo di opposizione, in modo particolare Insieme Possibile, non abbia capito la delibera, però abbiate pazienza se mi permetto di dire una cosa del genere, perché se noi non facciamo questa modifica e arriviamo alla necessità di escussione della polizza, perché la convenzione rimane monca, cioè inadempiuta alla fine, non dei tempi che ho detto prima, ma quelli di giugno del 2016, non è che il comune incassa la polizza per intero, il comune incassa la polizza che per quello che residua di realizzazione di opera di urbanizzazione, esattamente la cifra che rimane oggi a seguito di questa modifica a garanzia del comune. Quindi riduzione di garanzie dal punto di vista economico non ce n'è di un euro, perché non è che il comune, se non modifica la convenzione, può pensare di escutere la polizza per completarci il fabbricato, cioè questo sia chiaro. Quindi le garanzie economiche che il comune ha oggi e quelle che il comune avrà dopo la modifica della convenzione sono le medesime. In più, con questa modifica c'ha una garanzia sui tempi, più stretti rispetto a quelli previsti, e giuridica di poter sottrarre, anche a un ipotetico fallimento di cui voi parlate, un immobile che, se ci va a finire dentro il fallimento, noi lo teniamo come uno scheletro per anni e anni. Quindi questa è una delibera, una modifica di una convenzione in essere, che va a tutelare il comune più di quello che è tutelato oggi. Perché se no, e si dicono cose che non sono vere, perché poi io, per richiamare quello che diceva la Ballatori, con rispetto, e ci mancherebbe altro che non si rispettasse una posizione, però questa posizione non è razionale, perché non mi potete portare a fondamento del voto contrario il fatto che si diminuiscono le garanzie patrimoniali che il comune ha, quando queste rimangono identiche e si aggiungono garanzie di natura giuridico-amministrativa che in questo momento il comune non ha. Perché insomma, delle due l'una, cioè, perché se non veramente non avete capito il testo della delibera, perché la fideiussione viene ridotta esclusivamente del valore delle opere che il lottizzante ha già realizzato, meno qualcosa, quindi addirittura tratteniamo di più di quello che il comune potrebbe escutere
se anche la situazione rimanesse quella che è e la convenzione andasse a scadenza, con l'aggravante che non avremmo nessun modo per poter gestire il fabbricato di cui si discute. Però scusate, ma se è poco, scusate se è poco, non ce n'è un'altra situazione analoga a questa, né all'interno del comune né fuori. E dato che sono stati citati i lavoratori e l'inchiesta su come lavorano, io segnalo che se questa convenzione non si modifica e l'operazione non va in porto, i lavoratori non riscuotono, così gliel'abbiamo risolto il problema di quanto lavorano, non riscuotono nulla e siamo a posto. Questo è un intervento di cui il comune si fa carico per garantire il decoro, ma anche un po' di sviluppo, un po' di disordine nei confronti di quelli che hanno lavorato a quell'intervento, che non è la ditta Cosci che è lottizzante, ma è tutto l'indotto che c'ha dintorno. Poi il resto delle considerazioni sono quelle che ha fatto Bardini. E a noi non ci interessa a questo punto cosa fa, che fine fa la ditta Cosci, perché noi comunque abbiamo gli strumenti per poter garantire il territorio e il comune da che non rimangano scheletri all'interno del nostro territorio, per cui si voti contro se lo si ritiene, ma non perché il comune è meno garantito di prima. Altri interventi? Ora mettiamo in votazione questo ottavo punto all'ordine del giorno. Convenzione stipulata con atto notaio Anna Gaudiano il 13 giugno 2006, repertorio numero 31.083, tra l'estinto comune di Lario e la ditta Cosci SRL per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria consistenti in parcheggio, piazza e viabilità adiacente a via Melorio, via De Mille e a via Pascoli in località Perignano e per la cessione gratuita delle opere suddette in attuazione di stralcio funzionale di piano attuativo denominato Perignano Modifica. Favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. Consiglio approva, si vota in questa delibera l'immediata eseguibilità. Favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Sono esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e quindi dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.